quando iniziamo? Io credo quando vuoi. Vabbè, c'è ancora un po' di gente che sta entrando. Aspettiamo un attimo. Va bene, io poi aggiungo due cose in meno, questa qui. Sì, sì, ma lo sapevo. Si può partire. Partiamo? Ciao! Ciao Pigi! Non essere troppo severo. Sì. Qui non è, iniziamo. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Mi trovo nella situazione per me non insolita di dover presentare persone che non hanno alcun bisogno di essere presentate, casomai varrebbe il viceversa. Abbiamo con noi Giancarlo Cesana, presidente della Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano. Il suo ruolo nella storia del movimento è chiaro e noto a tutti, così come è chiaro e noto a tutti il suo contributo scientifico. In questa discussione di oggi, in questa giornata, il contributo che ci darà il professor Cesana sarà sostanzialmente centrato sugli studi che lui ha fatto della relazione che sta tra fattori sociali e malattia. Di queste cose ne ha parlato in un libro che a me ha affascinato, che si intitola Il Ministero della Salute, che ha ben poco di ministeriale e di burocratico. In realtà ci sono delle pagine luminose che fanno vedere come nella storia dell'assistenza al malato il cristianesimo abbia un ruolo centrale, un ruolo senza il quale noi non concepiremmo probabilmente nemmeno l'ospedale in senso moderno. Abbiamo poi con noi Michele Di Francesco, professore ordinario di logica e filosofia della scienza e preside della facoltà dell'Università Vita Salute San Raffaele, presidente uscente della Società di Filosofia Analitica Europea. Si è occupato anche lui di filosofia della mente e dell'io, ha scritto un libro che si chiama L'io e i suoi sé, tanto per giocare immediatamente con le parole e mettermi in crisi. E uscirà tra poco un libro suo, La mente estesa, dove affronterà alcuni temi che tratteremo oggi insieme. E il mio ruolo qui è semplicemente quello di fare da evidenziatore, quelle pennarelli giallini che si usano per mettere in luce le cose che dovrebbero essere usate. E spero di non sbavare, nel senso che certe volte, sapete, gli evidenziatori si usano troppo e alla fine non sai più che cosa andava evidenziato. Il primo punto che vorrei discutere con voi, che poi giudicherete se ce l'ho fatta o meno a mettere in luce le cose nel modo giusto, è capire che quando si parla del mistero dell'unità dell'io c'è un mistero. E questo non è affatto ovvio. Il punto è che tutte le volte che noi vediamo
una cosa in qualche modo unitaria, che riconosciamo fatta di parti, ma non sappiamo spiegare come mai le parti stanno insieme, si presenta il mistero di quell'unità. I fisici lo sanno bene, conoscono le particelle, ma poi quando si tratta di capire come le particelle stanno insieme, non sanno, non c'è una teoria completa che riesca a descrivere questo collante magico che tiene insieme appunto le particelle. Una cosa simile accade proprio con l'io. Io è un pronome che noi utilizziamo e sappiamo benissimo identificare le parti che lo compongono. Quando parliamo di io pensiamo ai nostri affetti, alla nostra dignità, alla nostra unicità, alla nostra tensione verso la libertà, alle nostre sensazioni. Solo che se pensiamo come tutti questi elementi si tengono insieme, ci troviamo sperduti. Addirittura i neurofisiologi e i neuropsicologi sanno che non è facile capire come le sensazioni uditive e quelle visive si mettano insieme nel cervello per raggiungere una percezione unica. Beh, potreste dire, forse l'incontro di oggi sarà noiosissimo, filosofico, troppo arduo, perché è un incontro per neurologi, filosofi, teologi. Sarebbe tutto vero se non fosse che io ha una caratteristica particolare. È una delle prime parole che pronunciano i bambini. E non solo. Il sistema pronominale nasce e fiorisce nella testa di un bambino secondo una sequenza particolare, tutt'altro che scontata. Io compare come primo elemento e quasi subito dopo compare tu. A grande distanza compaiono i pronomi di terza persona. In certo qual modo è come se la nostra coscienza anticipasse, a livello linguistico, il problema dell'unità dell'io, dandoci questa sensazione miracolosa di qualche cosa che noi percepiamo come integro, ma che integro non è. Carlo Emilio Gadda, quando parlava di pronomi, li chiamava i pidocchi del pensiero. Non so se avesse ragione o meno, ma sta di fatto che questi sono testimoni rivelatori sorprendenti dell'anticipo appunto con cui la coscienza dei bambini coglie immediatamente questo fatto. Allora come si fa per indagare gli elementi che compongono queste sottoparti dell'io? Bisogna procedere razionalmente, come siamo abituati a fare da sempre. Ed esistono almeno due vie maestre che sono poi proprio rappresentate dagli studiosi che oggi interverranno. Da una parte noi dobbiamo in qualche modo vivisezionare l'io. Dobbiamo chiederci quali sono le sue proprietà fondamentali. Ce n'è una tra tutte che il professor Di Francesco ha esplorato, che è sorprendente, è una domanda che sembra quasi banale, ed è questa. Dove sta l'io? Si dice, beh, sta nel cervello. È vero? Siamo così sicuri che possa essere localizzato nel cervello o in un punto del cervello? Vedete, questo problema sembrerebbe banale se non fosse che c'è un contrasto impressionante tra due fatti che noi non possiamo disconoscere. Da una parte l'io è in grado di riconoscere l'infinito e di utilizzarlo. Anzi, se andiamo a guardare le strutture delle lingue umane e solo umane, noi sappiamo che le nostre lingue fanno un uso infinito di mezzi finiti, lo si sapeva dall'Ottocento e oggi con la matematica moderna sappiamo anche manipolare queste cose. Dunque, da una parte abbiamo un io che riconosce l'infinito, ma sappiamo che viene da noi che siamo finiti. Siamo finiti perché siamo organismi finiti innanzitutto. Dunque il primo problema è un problema di contrasto tra il riconoscere l'infinito generato in qualche modo da qualcosa che in realtà infinito non è. E poi c'è un'altra strada da percorrere, una strada alternativa, radicalmente alternativa, che è la strada di vedere come funziona una cosa quando si danneggiano le sue parti. Il problema quindi è immaginare di capire, di approfondire il mistero dell'unità dell'io, vedendo cosa succede quando l'io si guasta. E di fronte alla dissoluzione dell'io, che tra l'altro, come facevi notare nello scritto, nel libro di cui parlavo, che in modo ancora più ineluttabile e drammatico il paziente, il malato, reclama un senso radicale, totale, ancora di più di quando si ammala un pezzo del corpo, se si ammala l'io. E dunque questa richiesta di senso
può essere anche un indicatore notevole per farci capire che cosa intendiamo noi come mistero dell'unità dell'io. E a tutti deve essere ormai chiaro che chiedersi qualche cosa sull'io, in fondo, è chiedersi qualche cosa sulle nostre origini. Sembrerebbe con questa frase di sigillare, di chiudere, di accantonare il problema, dire beh, il problema dell'io è un problema di origini. Se non fosse che delegare alla nozione di origine il problema dell'io è cadere non dalla padella nella braccia, ma almeno dalla padella nella padella, nel senso che ci troviamo di fronte a un problema ancora più complesso. Mi piace ricordare una citazione da uno dei testi più importanti della letteratura di tutti i tempi. Sofocle fa dire a Edipo, nella prima tragedia della trilogia, questa frase: accada quel che deve accadere, io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile. Sono stato generato così, non potrei diventare altro, dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia origine. È davvero un peccato che la maggior parte delle traduzioni, sia italiane che straniere, appiattiscano due termini che Sofocle usa e che sono il seme e l'origine, e di solito viene tradotto in tutti e due i casi con origine. È un peccato perché è chiaro che quando noi parliamo della nostra origine parliamo di due cose: dell'origine nostra, individuale, della nostra carne, di come siamo fatti noi oggi, della nostra fisionomia, e invece della catena di io che ci hanno preceduti, cioè la nostra stirpe, e sono due problemi di origine diversi. Ed è ovvio che nel secondo caso il problema dell'io non si può sganciare dal problema del tu, perché riconoscere l'appartenenza è riconoscere un tu, anzi una catena di tu. Dunque il mistero dell'unità dell'io è, per così dire, un mistero almeno doppio, ed è il mistero della mia origine materiale e genealogica. Forse Gadda, che come tutti i grandi era pieno di contraddizioni, non si è accorto che invece di un pidocchio l'io era diventato per lui il sinonimo della vita stessa. Se praticamente in chiusura della cognizione del dolore, quando parla della morte della madre, scrive questa cosa: nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto come in un estremo recupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana incoscienza dell'impossibilità di dire io. Ecco, capire il significato del nome del rio ci rende in qualche modo disponibili a dare il senso vero al nome del tu e all'origine della vita stessa. Ed ora do prima la parola al professor Di Francesco e poi al professor Cesana, che certamente ci illumineranno col loro parere su questo problema. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Una sola parola brevissima per ringraziare per questo invito. È la prima volta che partecipo a questo meeting e sono colpito e doverosamente impressionato sia dalla quantità di gente in sala ma anche dall'atmosfera, che mi sembra un'atmosfera di genuina ricerca, diciamo, della verità forse una parola grossa, ma insomma della comprensione dei problemi. E penso che questo tema che è stato scelto per questa mattina effettivamente pone un problema molto difficile, molto interessante. È stato molto bene illustrato da Andrea Moro. È stato detto più volte, no, che la filosofia occidentale non è altro che una glossa a Platone, e facendo le debite proporzioni la mia relazione sarà una glossa a Moro, per cui alla fine spero di riuscire a portare a seguire questo sentiero, perché effettivamente ci sono alcune cose da chiarire preliminarmente. Per esempio, una cosa importante è che lo sviluppo delle neuroscienze contemporanee ha dato vita a una grande rivoluzione, una rivoluzione
il cui impatto forse non è ancora bene assimilato, cioè una rivoluzione a mio parere paragonabile a quella galileiana e post-galileiana, nel senso come l'universo fisico è stato indagato con metodi, con strumenti, con idee, concetti che erano profondamente diversi da quelli utilizzati in precedenza, analogamente l'universo mentale negli ultimi decenni è studiato, analizzato e approfondito in maniera altrettanto innovativa. Questo chiaramente per chiunque voglia pensare, filosofo, teologo, ma anche uomo comune, è una grande sfida, perché ricordiamoci quanto è cambiata l'immagine del mondo dalla scienza fisica del 600 ad oggi. Bene, dobbiamo aspettarci forse che anche per quanto riguarda le scienze della mente i cambiamenti saranno già adesso e soprattutto nel futuro altrettanto rilevanti. Questa è una grande sfida intellettuale. E alcuni cambiamenti forse possono passare inosservati, hanno a che fare con cose fondamentali per tutti, la ricerca clinica, la linguistica, la psicologia sperimentale. Altri toccano la vita di tutti noi, il tema dell'io, dell'unità della mente, della persona, della soggettività è un tema di questo tipo. Noi siamo abituati a pensare a noi stessi in maniera intuitiva come a delle entità continue nel tempo, unitarie, tutto sommato bene integrate. E però impariamo e stiamo imparando sempre di più che siamo il prodotto di che cosa? Di processi che invece sono discontinui, che non sono integrati, che sono addirittura specializzati e che, con un'espressione tecnica che però oramai è molto usata, sono di natura subpersonale, cioè avvengono a un livello sottostante a quello che è la conoscenza, no, che le persone hanno della propria mente. Ora, come fanno le persone a venire fuori da qualcosa di subpersonale? Come fa tutto quello che per noi ha senso a originarsi da questo tipo di livello? Fino a che punto questo è compatibile col nostro modo di vedere, ma non solo la scienza, la neuroscienza, la psicologia, ma pensate anche il diritto, no? Il diritto si basa sull'idea di responsabilità, la società si basa sulla promessa, il denaro non è altro che una promessa istituzionalizzata e la promessa e qualunque tipo di attività presuppone che io sarò lì a mantenere la mia promessa, ma io chi? E come potete vedere, no? È qualcosa che si estende dal campo dello specialismo alla vita di tutti noi. Allora, diciamo, la questione che vorrei appunto presentarvi è come si arriva a questa sfida e in che modo, diciamo, la nostra immagine intuitiva di noi stessi può sopravvivere o addirittura essere, volendo, anche confermata o no dagli sviluppi della ricerca scientifica sulla mente. E un punto di partenza importante è, andrò per flash naturalmente, perché il tempo è quello che è un aspetto essenziale che conferma già delle intuizioni che erano già state presentate nell'ambito della letteratura, dell'arte e quindi in vari settori, cioè un ridimensionamento drastico, quasi drammatico, del peso della coscienza, nel senso della consapevolezza, dell'autoconsapevolezza, nell'ambito della mente. La coscienza per la scienza della mente contemporanea è la punta di un iceberg. Sotto la coscienza esiste una miriade di processi che non sono coscienti ma sono essenziali perché la nostra mente sia quello che è. Una volta chiarito questo fatto, certi fenomeni anche quotidiani ci diventano più significativi. Faccio due o tre esempi per cercare di non essere troppo astratto. Pensate a quando si guida discutendo un po' animatamente, no? Noi guidiamo, magari a un certo punto superiamo un incrocio dove avremmo voluto girare, ci rendiamo conto dopo un po' che l'abbiamo superato e torniamo indietro, un fenomeno normalissimo. Com'è possibile però che non siamo stati consapevoli dell'incrocio se abbiamo guidato e non ci siamo schiantati contro un albero, contro le altre auto? In realtà noi in qualche maniera avevamo una qualche forma di controllo della nostra azione, ma non era una piena consapevolezza. E questo è un fenomeno quotidiano, ma se lo mettiamo in una cornice, cambiamo lo stesso fenomeno, se cambiamo il background, se cambiamo la cornice, assume un peso teorico diverso. Quello che era una curiosità diventa un problema. Altri piccoli esempi, due ve ne do e poi finisco. Salite sulle scale mobili, normalmente si sale sulle scale mobili e basta. Immaginate che la scala mobile non funzioni.
avete quella curiosa sensazione che c'è qualcosa che non va. I vostri muscoli non sono pronti per la sensazione di immobilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente noi abbiamo già predisposto degli schemi motori che ci devono far muovere sulla scala mobile, che non sono gli stessi che noi utilizziamo se saliamo su delle scale normali, che non sono gli stessi che utilizziamo se camminiamo sulla sabbia e così via. Ma questi schemi vengono attivati inconsciamente, tant'è vero che siamo sorpresi quando le cose non vanno. Non è la mia consapevolezza che guida questi atteggiamenti, è tutto un lavorio importantissimo che avviene e che avviene in maniera appunto non accessibile alla mia autoconsapevolezza. Ultimo esempio, almeno questo è un esempio forse più personale, ma forse capita a qualcuno di voi, quella sensazione di totale vuoto mentale che vi succede o che a me succede, apro il frigorifero e cosa stavo facendo? Che cosa stavo cercando? È come se mi svegliassi da un sogno. In un certo senso è così, nel senso che io stavo facendo qualcosa, magari stavo pensando alla lezione che devo preparare per domani, però ho anche sete, vado al frigorifero, apro e a quel punto qualcosa si interrompe in questo meccanismo automatico, forse perché il mio cervello riceve tanti stimoli, c'è il latte, la Coca-Cola, c'è che, cosa voglio davvero? Allora viene chiesto aiuto alla mia coscienza. Cosa stavo facendo? Ah già, e tiro fuori la bottiglia d'acqua. Pensate, adesso mi fermo, ma come esercizio, vedo ci sono molti anche giovani in sala, pensate a tanti casi di questo tipo, provo a infilare le chiavi, non succede, afferro il cartone del latte che è, penso che sia pieno, invece è vuoto e lo sollevo più in alto del normale, perché? Perché io avevo già pensato inconsciamente al peso degli... Potremmo andare avanti tutta la mattina. Ridimensionamento della coscienza vuol dire che sotto il livello della mente che noi possiamo esplorare esiste una quantità di fenomeni che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, ma rispetto ai quali non abbiamo accesso. Questo sembra contraddire, anzi in realtà contraddice, una visione tradizionale dell'io, che è, dobbiamo per esempio, quantomeno da Cartesio in poi. Cartesio nel 1641 scrive io non sono dunque, per parlare con precisione, se non una cosa che pensa. Ma per lui una cosa che pensa, che cos'è? Una cosa totalmente trasparente. Per Cartesio quando io guardo, conosco me stesso, ho la forma di conoscenza più certa che esista. È più certa la conoscenza di me stesso che la conoscenza del mondo esterno. È l'argomento del cogito, naturalmente. Non solo Cartesio pone la coscienza come il centro e anzi il confine dell'io è il confine della coscienza, lo fanno molti altri filosofi. John Locke, pochi decenni successivi, scriverà, parlando di identità personale, che per quanto riguarda la coscienza, pertanto che questa consapevolezza può essere portata al passato, a qualunque passata azione o pensiero, fin là giunge l'identità di quella persona. Cioè la mia identità personale arriva fin dove arriva la mia coscienza. Dove finisce la mia coscienza non c'è più l'identità. Come vedete questo modello è un modello di un io cosciente, consapevole di sé, che si estende nel tempo finché io arrivano i miei ricordi. Al di là di questo esiste qualcosa che è il non io, qualcos'altro. Ora, questa immagine è stata messa in discussione dai filosofi, naturalmente, non è che sono state le neuroscienze per prime a porre il problema. Giusto per finire questo micro elenco di citazioni, il più noto tra coloro che hanno messo in discussione questo tipo di immagine è David Hume, il grande filosofo scozzese, che verso nella seconda metà del Settecento sosteneva che l'io non è altro che un fascio di percezioni, no? un insieme di percezioni che lui scrive esattamente, noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con inconcepibile rapidità in un continuo flusso e movimento. Non c'è nessuna semplicità in un dato momento né identità in tempi differenti. Qui Hume si sta contrapponendo in maniera frontale all'immagine di Locke. Noi siamo che cosa? Una società della mente, no? Questo termine non è di Hume, ma è di uno dei padri dell'intelligenza artificiale, si chiama Marvin Minsky, che scrisse questo libro, La società della mente. Allora, come vedete, l'io non c'è più, c'è una società, un commonwealth, una repubblica, ma questo soggetto unitario sembra svanire. Anche chi, come Kant,
l'ultimo filosofo che cito di questa illustre microgruppo di pensatori. Anche Kant, quando difende l'importanza dell'unità della mente, però dice una cosa molto importante, dice l'unità della coscienza, peraltro, è soltanto l'unità del pensiero. Mediante questa sola non viene dato alcun oggetto. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che noi abbiamo l'esperienza del pensiero è unitaria e integrata, ma non è esperienza dell'io di Cartesio, cioè di questa sostanza che pensa e rimane identica nel tempo. Questa noi nel pensiero non la troviamo, non riusciamo a esperire noi stessi. Quando faccio lezione, ma oggi non c'è tempo, do qualche secondo ai miei studenti per cercare di esperire se stessi, ma non i propri pensieri di adesso sto facendo una cosa stupida che mi ha detto di fare il professor Di Francesco. Questo, se io guardo dentro di me, lo trovo. Quello che io non trovo mai è il me stesso che sta pensando e io lo penso mentre sto pensando. Questo cerchio non si chiude mai. Non è possibile trovare noi stessi in questo modo. Allora la domanda è, e se lo trovassimo e lo cercassimo utilizzando appunto i nuovi strumenti della scienza contemporanea? Riusciamo a trovare questo io analizzando il cervello, mettendo le persone nelle macchine per la risonanza magnetica funzionale? Se riusciamo a individuare attraverso le tecnologie dello studio della mente questo io? E qui ci sono altrettanti problemi. I problemi sono numerosi perché più noi aumentiamo la nostra conoscenza del funzionamento cerebrale, meno è facile trovare quello che un filosofo molto critico nei confronti dell'io, che si chiama Daniel Dennett, chiama lo spettatore del teatro cartesiano. La nostra mente possiamo concepirla intuitivamente, ma in modo sbagliato per Dennett, come un teatro. C'è questo teatro e questo teatro ha uno spettatore, l'io. Allora, mettiamoci a cercarlo. Non lo troviamo. Esistono molti esempi di ricerche che mostrano quanto è difficile trovare questo spettatore del teatro cartesiano. E Daniel Dennett, ed è l'ultima citazione che vi infliggo, scrive, ma scrive molto bene, nel nostro cervello c'è una aggregazione un po' abborracciata di circuiti cerebrali, tutti specializzati, che grazie a svariate abitudini cospirano insieme al fine di produrre una macchina virtuale più o meno ordinata o più o meno efficiente, più o meno ben progettata. La macchina virtuale di cui parla Dennett la chiama la macchina joyciana. Questa macchina virtuale, questo software nel cervello, crea un comandante virtuale dell'equipaggio. L'idea è molto chiara. Noi abbiamo nel nostro cervello un software che produce che cosa? Un comandante virtuale. Comandante virtuale non esiste. Lui userà anche l'espressione un centro di gravità narrativo. Sapete, i centri di gravità sono molto comodi per i fisici. I fisici trovano, per motivi anche di calcolo, utile postulare all'interno, diciamo, di un corpo un punto dove si possono applicare tutte le forze gravitazionali. Ma non è che c'è come oggetto reale fisico il centro di gravità. È una costruzione, una finzione teorica anche utile. Allora, secondo Dennett, noi abbiamo una macchina joyciana, no, da James Joyce, dallo stream of consciousness, no, il flusso di coscienza, che viene costruita nel cervello e produrrebbe questo comandante virtuale, apparenza però, non realtà. La realtà è un'altra. Come facciamo a sapere se Dennett ha ragione o ha torto? Beh, alcuni studiosi di impostazione, per semplificare, diciamo, riduzionistica, pensano che ci sono molti elementi in favore, per esempio rispetto al tema che è stato accennato della libertà. Beh, rispetto al tema della libertà noi possiamo in qualche senso fare appello a delle ricerche che mostrano con dati di laboratorio che quando noi prendiamo una decisione come schiacciare un bottone, piegare un dito, eccetera, il nostro cervello inizia la preparazione dell'azione, io piego il dito, qualche centinaio di millisecondi prima che io ne sia consapevole. Questi sono gli esperimenti di Benjamin Libet. Questi sono esperimenti che sono stati discussi, eccetera. Hanno fatto sobbalzare sulla sedia delle persone perché qualcuno è giunto frettolosamente, bisogna dire, alla conclusione, ma allora non c'è il libero arbitrio. Perché se io, prima di essere consapevole, ho già cominciato a mettere in moto
con dei processi inconsci che è il mio cervello che sta organizzando il movimento, allora io non c'entro nulla nella genesi del movimento. Poi si potrebbe parlare a lungo dell'interpretazione di questi testi, ma è solo per darvi un esempio del tipo di ricerche che potrebbero mettere in discussione quest'idea, appunto, e avvalorare le tesi di un filosofo molto bravo, del resto, come Denner, cioè che c'è questo software, questa macchina virtuale che produce un'apparenza di un io, ma l'io è soltanto... A cosa ci servirebbe? Ma grosso modo per scopi sociali, autointerazione, eccetera. In realtà la psicologia anche sperimentale, prima ancora delle neuroscienze, ha mostrato quanto spesso noi ci inganniamo nel giustificare le nostre azioni, ci sono molti studi, la gente tende sempre a razionalizzare il proprio comportamento, no? Io faccio un'azione irrazionale ma gli trovo una spiegazione razionale. Prima ancora la psicoanalisi, ma si possono citare i famosi maestri del sospetto, Marx, Freud e Nietzsche, no? Come questa triade di come dire, detrattori dell'io. Ma il problema è che oggi non stiamo più tanto parlando di teorie filosofiche, io sono un filosofo, le rispetto moltissimo, o di teorie psicologiche ma non pienamente sperimentali come la psicoanalisi, ma stiamo parlando di risultati di laboratorio, per cui c'è tutto il peso della scienza sperimentale, che talvolta è un peso molto ingombrante, no? Dice, questa cosa qui è stata dimostrata in laboratorio. Sempre a lezione ricordo che la parola dimostrata non si può applicare alle scienze naturali, no, si dimostrano i teoremi, però l'unico ambito in cui si può tollerare un è scientificamente dimostrato, non so, sulla pubblicità dei dentifrici, questo lo ammetto, no? È dimostrato che in 3 settimane lo smalto diventa bianco, va bene, si sa che si sta un po' facendo propaganda, però metterlo in articoli scientifici, parlare di dimostrazione, però diciamo ci sono delle prove, delle evidence, no? Delle evidenze sperimentali che dicono, accidenti, bisogna prendere sul serio questi aspetti. L'unità è stato accennato, ci sono una quantità di sindromi di dissociazione della coscienza che mostrano come la nostra, l'unità dell'io appare tutto meno che un qualcosa di scontato. Sono stati famosi degli studi sui cosiddetti cervelli divisi, gli split brains. I cervelli divisi sono il risultato di interventi chirurgici che venivano fatti per affrontare casi molto severi di epilessia, venivano separati il corpo calloso, una parte che mette in contatto i due emisferi del cervello. Quello che è interessante è che in situazioni sperimentali si è visto che i due emisferi lavorano l'uno separatamente dall'altro, che produce degli esiti anche spettacolari da un punto di vista del comportamento, perché per esempio l'emisfero linguistico, normalmente il sinistro, ha accesso alle informazioni e può esprimerle verbalmente, mentre l'emisfero destro, che non ha accesso alla componente linguistica, non le può esprimere verbalmente, ma può indurci per esempio a disegnare. Quindi è come se in una persona ci fossero dei flussi di coscienza separati. È vero che questi sono pazienti che hanno subito un'operazione, ma la domanda si pone, cosa succede in noi? Cosa ho, una mente nell'emisfero destro e una mente nell'emisfero sinistro, che poi si mettono insieme e collaborano e fanno una specie di supermente, senza che io ne sappia nulla, perché io non ho la minima idea, prima della ricerca scientifica, di avere due emisferi che lavorano in questa maniera. E vi sono tantissimi altri casi, ma il tempo corre e arrivo brevemente verso non una conclusione, ma insomma un'impostazione di come secondo me andrebbe affrontato questa sfida, perché è davvero una sfida grande. Spero di essere riuscito a chiarire che se dobbiamo rinunciare alla nostra visione di noi stessi come soggetti integrati, almeno approssimativamente integrati, effettivamente molte delle nostre non solo intuizioni, ma delle cose che per noi hanno più importanza, più valore, finiscono anche per essere sovvertite, cambiate profondamente. Mi è piaciuta moltissimo la citazione che ha fatto Andrea Moro, quella finale sulla cognizione del dolore, la morte come l'impossibilità di dire io. Sapete, in una visione disaggregata dell'io, no? Che è fatta di tante agenzie subpersonali, no? Sotto la soglia della coscienza, come tanti piccoli zombie che agiscono in noi, eccetera, la morte è come un club che si scioglie, un po' di agenzie, ognuna se ne va per conto suo e pazienza, non c'è veramente una perdita. Ma per me è davvero difficile pensare, forse non tanto alla mia, ma anche alle morte delle persone care,
che possa essere pensata così. Va preso con molto rispetto quest'altra alternativa, non voglio dire che è impossibile solo perché per me è difficile pensarla, ci mancherebbe altro, ci sono anche culture al di fuori delle culture occidentali che hanno messo al centro l'idea dell'illusorietà dell'io, quindi tratto tutto ciò con molto rispetto, però devo anche ammettere che ho un forte interesse a vedere se queste conclusioni seguono, perché capite, il problema di qualunque tipo di argomentazione filosofica che legge dei dati scientifici è le premesse, o meglio le conclusioni seguono dalle premesse, e a mio parere non è così scontato che le conclusioni seguono dalle premesse, prima di tutto perché non è affatto scontato che l'io vada cercato tutto nel cervello, questo è il punto che era stato anch'esso anticipato. Perché questo? Perché esiste una neurobiologia dell'io, in questo momento ci sono un sacco di libri che vengono pubblicati sull'argomento, è un tema molto caldo, però la neurobiologia dell'io tocca un aspetto dell'io, quella componente dell'io che appunto viene prodotta dal cervello, che fa parte di quella dotazione naturale che ci serve per affrontare il mondo. Noi siamo un organismo complicato e anche soltanto per camminare dobbiamo coordinare, mettere avanti prima un piede e poi l'altro, quindi ci vuole un centro di controllo. Diciamo questo centro di controllo è l'antenato del nostro io biologico. Ma poi guardiamoci intorno, e a parte quelle piante che spero siano naturali e non siano di plastica che vedo davanti a me, penso di sì, ma normalmente in una classe, in un'aula universitaria non c'è quasi mai nulla, allora dico indicatemi qualcosa di naturale, no? Non c'è quasi mai niente, noi siamo qui, siamo seduti, siamo vestiti, parliamo un linguaggio, tutto il nostro io riflette questa nostra caratteristica e questo aspetto è una componente sociale, è una componente culturale, è una componente, chiamiamola psicologica in senso lato, e questo aspetto, il fatto che non si trova nel cervello un centro di unificazione, non vuol dire che non esistano dei meccanismi di unificazione, di costruzione di questa nostra identità. Sempre Andrea aveva parlato del io-tu. Beh, io-tu è forse il meccanismo più forte di costruzione delle nostre identità che noi conosciamo. E questo è assolutamente qualcosa di legato alla dimensione sociale dell'interazione dell'io. Quindi, appunto, volendo arrivare verso una, appunto, diciamo, provvisoria conclusione, bisogna distinguere tra la scoperta della fragilità di questa immagine di noi stessi, la scoperta dei limiti della coscienza, e con la tesi che allora di questa nozione di noi stessi, di persona dotata di un io, di una soggettività, eccetera, l'idea che se ne possa fare a meno così facilmente. E si può parlare di una tendenza frettolosa ad eliminare questo io. Dobbiamo, secondo me, stare attenti a non essere un po' troppo frettolosi. Poi, naturalmente, chi vivrà vedrà, cioè, la ricerca scientifica ci ha sempre dato delle sorprese, ma al momento attuale non mi sembra ci siano una necessità per andare in questa direzione, fermo restando, e vorrei concludere con questo, che ribadisco l'importanza straordinaria che lo sviluppo delle neuroscienze, dello studio della mente ha per la nostra immagine di noi stessi, ma c'è bisogno di molta buona filosofia, di molta teologia, di molta scienza umana per dare una interpretazione di questi risultati che non impoverisca la natura umana, che effettivamente è qualcosa di prezioso e secondo me va preservato. Grazie. Grazie a Michele Di Francesco, che ci ha spiegato che quando eravamo bambini avevamo ragione a dire io e basta. E invece adesso sentiamo cosa ci racconta il professor Cesana. Allora, Edoardo Boncinelli, che è un importantissimo divulgatore scientifico, scienziato e ricercatore lui stesso, sul Corriere della Sera del 13 settembre dell'anno scorso dice: utilizzando le tecniche del cosiddetto brain imaging o neuroimaging, cioè le macchine che sono in grado di rilevare l'attività cerebrale, si può osservare quale parte del cervello di una persona viva, sana e sveglia sono in attività,
mentre quella esegue un particolare compito. In questa maniera si è potuto individuare l'area del linguaggio, parlato o ascoltato, del riconoscimento delle forme, dell'orientamento spaziale, dell'esitazione, dell'incertezza, dell'autoapprovazione, dell'autoriprovazione e via discorrendo. Si è così potuto ottenere una mappa molto articolata delle varie funzioni mentali e più in generale psichiche che non ha uguali nella storia. Una delle critiche che viene più comunemente mossa a questo approccio verte sul fatto che localizzare non vuol dire spiegare, cioè localizzare che una certa area funziona in un certo modo quando si fa una certa attività non vuol dire spiegare tutti i meccanismi. Verissimo. Localizzare non vuol dire spiegare, ma non riuscire a localizzare può voler dire che si sta dando la caccia a qualcosa che non c'è. Una delle cose che non si riesce a localizzare è ad esempio la coscienza, o addirittura l'io. Ciò potrebbe anche voler dire che a queste parole venerande non corrisponde niente di concreto. Caput. L'io è spento. In effetti io avevo detto ad Andrea Moro che avrei affrontato il tema parlando delle mie ricerche sull'adattamento e sul rapporto tra i fattori sociali e la malattia. Ma appunto, avendo visto questa citazione, non ce l'ho fatta perché ho capito che le mie ricerche sono insufficienti. E quindi, siccome non posso aspettare l'esito dell'RNM, del brain imaging per decidere se esisto, no? Ho deciso di parlare della mia esperienza. E la mia esperienza non accetta che ci sia una conoscenza senza l'autore, che ci sia una conoscenza che ho senza me, cioè senza l'io. Anche se purtroppo l'osservazione, cioè la considerazione fatta da Boncinelli è una considerazione molto diffusa in ambito scientifico, no? Che insomma è la considerazione molto banale degli anatomici positivisti, che sezionando i cadaveri non avevano mai visto l'anima, per cui l'anima non esiste. Tant'è che Victor von Weizsäcker, che è un neurologo, un antropologo tedesco vissuto nella prima metà del Novecento, constatava questo: il fatto che la medicina odierna non possegga una propria dottrina sull'uomo malato è sorprendente ma innegabile. Cioè la maggioranza dei medici non ha idea dell'oggetto su cui lavora. Ma non solo, ma proprio la concezione medica in cui normalmente si è introdotti non danno un'idea, perché di questo non si parla mai, nelle facoltà di medicina non si parla. E mi ricordo che a una domanda sul significato della vita, eccetera, che ho fatto a uno studente, lo studente mi ha risposto: ognuno può pensarla come vuole, appunto. Allora ricominciamo, e soprattutto capite che questo è importante quando si affrontano aspetti decisivi del fenomeno umano, che sono appunto la mente, la psiche, il modo di ragionare. Allora, partiamo da capo, no? Cioè, perché i casi sono due. O l'io non esiste, non ha concretezza, è un'associazione casuale, no? Di fatti biologici, di proteine, di acidi, o l'io è questo, oppure l'io è un mistero, come dice il titolo. Cioè l'io è un'evidenza che io non posseggo, cioè che è oltre la mia misura, come tutta la realtà, perché dice la natura dell'uomo è il rapporto con l'infinito. Il rapporto con l'infinito non è il rapporto con gli spazi siderali. Il rapporto con l'infinito è il rapporto con tua moglie, cioè perché tu non la possiedi, non è tua. È il rapporto con la tua vita, è il rapporto con la banalità della vita, con tutto quello che è dato
senza che noi l'avessimo cercato né l'avessimo previsto. Questo è il rapporto con l'infinito. Teilhard de Chardin, che era un gesuita evoluzionista, i cui libri sono stati messi all'indice per un certo periodo perché lui sperava, insomma, ipotizzava che a un certo punto l'evoluzione da biologica si sarebbe trasformata in evoluzione sociale e finalmente il mondo si sarebbe compiuto secondo il disegno di Dio. Un meccanicismo di questo genere è inaccettabile all'esperienza, perché vorrebbe dire che il mondo si salva da solo, mentre il mondo da solo sembra andare in rovina più che salvarsi. Comunque, Teilhard de Chardin, il suo libro fondamentale si chiama Il fenomeno umano, e lui, per descrivere il fenomeno umano, cioè quello che si vede dell'uomo, dice questo: che a un certo punto l'evoluzione della natura si è centrata su se stessa, si è riflessa su di sé ed è diventata coscienza. Tra l'altro, tenete conto che la parola coscienza significa sapienza, scienza, che si possiede insieme. Non è qualcosa di semplicemente individuale. Tant'è vero che si dice devi agire secondo coscienza, cioè devi rispondere a una sapienza, a una consapevolezza che non è solo tua. Ecco, la natura a un certo punto, evolvendo, è arrivata a questo. E Giussani dice praticamente la stessa cosa, nel senso religioso, perché dice l'uomo è quel livello della natura in cui la natura prende coscienza di se stessa, cioè prende coscienza del significato, prende coscienza dei rapporti che ci sono tra le cose, dei rapporti che ci sono tra me e il mondo, del rapporto che ci sono tra le cose del mondo, del rapporto tra questo microfono e voi, questo tavolo, questo palco, questo di tutto, oppure della mancanza di questi rapporti. E la gioia è la consapevolezza del rapporto, il dolore la mancanza del rapporto. Da questo punto di vista la coscienza dell'uomo, addirittura, come ha detto benissimo Don Francesco Venturino su un articolo del Foglio di un po' di anni fa, di un po' di mesi fa, a questo punto l'uomo è un errore dell'evoluzione, perché ha la coscienza che deve morire. Cioè ha la coscienza che il significato, cioè i rapporti a un certo punto, il rapporto tra lui e le cose, a un certo punto cesserà definitivamente. Ed è così, e lo dice anche la Bibbia, come diceva Giussani, quando descriveva il peccato originale, è come se nell'uomo fosse entrato un veleno che uccide tutte le cose della vita, che uccide i rapporti. Pensiamo a come viviamo noi i rapporti, a quanto li distruggiamo e ci rendiamo conto di quanto significato noi sistematicamente aboliamo e di quanta morte, cioè sofferenza, mancanza di senso, mancanza di rapporto noi produciamo. Così noi, che come dice sempre la Bibbia, siamo fatti poco meno degli angeli, siamo destinati a morire con la coscienza di esserlo. E questo introduce l'altro mistero della vita, che questo non ci piace, cioè non ci sentiamo fatti per questo. E il Papa ha detto al Bundestag, vorrei però affrontare con forza ancora un punto, che oggi come ieri viene largamente trascurato. Esiste anche un'ecologia dell'uomo, cioè l'uomo è un aspetto della natura ed è soggetto alla natura. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare, che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crede a sé, non mi sono fatto io. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli ascolta la natura, la rispetta, quando accetta se stesso per quello che è, che non si è creato da sé. A questo punto però potrebbe essere ancora tutto dominato da un'incognita, da un ignoto, no? E l'ignoto fa paura. L'ignoto non è il mistero, perché l'ignoto è il buio, è quello che non si vede, è la presenza che non c'è.
è quello di cui hanno paura i bambini quando entrano nella stanza dove non c'è la luce accesa, no? È quello di cui hanno paura i bambini quando va via la mamma. L'ignoto è questo. Il mistero invece è l'evidenza, è la chiarezza, è la luce che non sai da dove viene. Questa è la differenza. Potrebbe ancora tutto essere dominato dal caso, ma proprio la presenza della coscienza, cioè l'io, è obiezione appunto a un destino che potrebbe essere cinico e baro, perché sente ciò che manca, sentendo ciò che manca lo cerca e quando lo trova lo grida a tutti come segno di speranza. L'immagine che a me piace di più della coscienza è quella delle ultime statue di Michelangelo, che si vedono proprio le figure venire fuori dal sasso, dalla materia, con un volto. Cioè finalmente il mistero, la misteriosità della vita, come diceva giustamente lui prima, si identifica in te, si identifica in me, appunto. L'infinito cammina su questa terra. A questo punto, secondo me, si introduce la parola che definisce di più la natura dell'io come esperienza, ed è la parola libertà, definire la quale non è affatto facile, però si può provare a descriverla. E la libertà innanzitutto si manifesta nella impossibilità ultima di possedere l'altro o di essere posseduti se l'altro non vuole. Come disse Don Giussani, di Don Giussani mi ricordo due frasi sulla libertà. La prima, quando ha detto alle suore, non mi ricordo più di dove, finalmente ho capito perché Dio ha creato l'inferno, perché ha amato di più la nostra libertà che la nostra salvezza. La seconda frase è stata, mi pare, agli esercizi della fraternità a Rimini, qui appunto a Rimini, quando disse: Dio ci ha fatti in modo tale per cui il nulla, perché noi siamo creature, cioè siamo il nulla, strutturalmente noi siamo apparenza, qualcosa che si vede per un po' e poi scompare. Prima c'era, adesso c'è, poi non ci sarà più. Cioè Dio ci ha fatto in modo tale, cioè ci ha fatto in modo tale che il nulla, quello che è niente, lo amasse, cioè lo cercasse. Questo è quindi la libertà è sinonimo di amore, è sinonimo di affezione. Non esiste l'intelligenza astratta. Per capire bisogna desiderare, bisogna cercare. Noi non siamo un computer. Normalmente la libertà viene identificata con la possibilità di scegliere, che non è sbagliato, ma però questa è un'idea fuorviante. Pensiamo al fatto di essere di fronte a una scelta drammatica in cui ci impegniamo molto, mettiamo tutta la cura, mettiamo tutti i nostri pensieri, cioè la scuola per i figli, no? O un progetto di lavoro per noi, e poi la cosa va male. Quindi abbiamo scelto, ma abbiamo avuto un esito della nostra scelta che ci contraddice. Questo non ci lascia più liberi, ci rende più oppressi. E quante volte succede così? Quante volte la ricerca della libertà si traduce in una frustrazione? La scelta è espressione della libertà, ma è espressione della libertà come tensione. Non come realizzazione, perché la realizzazione della libertà è un'esperienza. La scelta è resa necessaria dal fatto che la vita è ambigua, la realtà è storta, le cose non sono chiare e allora bisogna decidere. Tu nella nebbia vedi un'ombra, non capisci se è un toro o se è casa tua. Devi decidere, se no finisci male. E Don Giussani suggeriva che per capire le parole astratte, cioè per capire la parola libertà, bisogna usare l'aggettivo.
Cioè bisogna domandarsi, ma quando è che sono libero? E ci sono allora tre considerazioni da fare sul quando è che sono libero. La libertà è un mezzo, è una struttura che noi abbiamo, è un quid che c'è dentro di noi e che noi utilizziamo per cercare di raggiungere la felicità. Cioè per cercare di raggiungere il compimento della vita, il compimento più pieno possibile della vita. Noi possediamo questo organo, la libertà, che è l'organo che ci fa camminare. Tuttavia, quando arriviamo, dove arriviamo non ci basta. No, il bambino vuole il trenino, dopo vuole il cavallo a dondolo, così noi vogliamo un certo lavoro, dopo ne vogliamo... Cioè, non basta mai, come se dentro quello che cerchiamo noi cercassimo sempre qualcosa di più. Appunto, il non misurabile, quello che non è previsto da noi, perché se io cerco quello che è previsto da me, ce l'ho già, quindi non mi compie. Per essere compiuto devo trovare quello che non è previsto da me, quello che è più grande di me, che è appunto l'infinito, no? L'innamoramento con la sua fugacità è proprio l'esperienza, uno fa di tutto, dice addirittura io vivo per te. Ma un esempio chiarissimo di come ci si possa impegnare allo spasimo, ottenere e lasciare. Ormai i matrimoni, quelli che si celebrano, finiscono male 2 su 3, entro 7 anni. Quindi la libertà è rivolta alla felicità, ma è rivolta a cercare un risultato che non possiede. Allora è importante sia il modo con cui si cerca questo compimento, sia l'identificazione di chi può compiere, di chi questo compimento può darlo, perché se io lo possiedo, se non è mio, vuol dire che c'è qualcuno che me lo deve dare. Cioè vuol dire che il compimento della vita non dipende da me. E che vuol dire che l'io, qui si introduce l'altra questione, la definizione dell'io, la definizione della coscienza, non dipende solo da me. Non esiste per il fatto che esisto io, perché io esisto come rapporto, come legame. E quindi per dare la definizione di me, devo dare la definizione di ciò che mi compie come legame. Per cui il problema non è il problema della vita, il problema dell'io, non è di raggiungere quello che voglio, ma il problema è che cosa voglio. Perché è un esempio cretino che faccio sempre, perché se tu vuoi volare, vai su una rupe alta 300 metri, ti butti giù, ti ammazzi, non è che voli, non è che ti compi. Quindi devi sottoporti a... Quindi il problema è che cosa vuoi. E se quello che vuoi lo puoi avere, e soprattutto se c'è qualcuno che te lo dà, perché non è tuo. Il sentimento di onnipotenza è l'errore più antico dell'uomo, è l'errore del peccato originale e poi è l'errore della torre di Babele, cioè che io sono capace con la mia misura di salire all'infinito. Noi non ci pensiamo mai, perché noi pensiamo magari che la vita va bene, va male, che ci sono tante difficoltà, ma non pensiamo al dato fondamentale, e cioè che noi siamo vivi perché c'è l'aria, perché c'è l'acqua, perché c'è il cibo, perché ci sono i rapporti. Cioè noi siamo vivi perché non siamo da soli. Così noi viviamo nel tempo e nella tribolazione, ma finalmente comprendiamo che la libertà è il mezzo che abbiamo per affrontare la condizione della vita. Ma da cosa è messa in moto la libertà? Questo, per esempio, è un fattore fondamentale nell'educazione. Dico solo rapidissimamente. L'educazione ormai è ridotta a una specie di psicologia minore, no? Tant'è vero che tutte le facoltà di pedagogia, adesso di scienze della formazione, sono molto legate
allo studio della psicologia, della psicologia, no? C'è poi la pedagogia generale, che è una specie di fisiologia della mente, e la pedagogia speciale, che è la patologia della pedagogia generale. Quindi il modello è medico, no? Ma la psicologia mette in moto la libertà. Se la psicologia fosse capace di mettere in moto la libertà, i psicologi dovrebbero essere i migliori educatori. Mentre noi sappiamo che i figli di questi signori, poveretti, hanno le pene dei loro padri, e a volte anche peggio. No, come, no, no, lascia stare. Come si dice, ciò che mette in moto la libertà, ciò che mette in moto la libertà è un altro dato di cui non si ha più il coraggio di parlare perché non si sa che cos'è. Ciò che mette in moto la libertà è la verità, il vero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché ciò che compie è la verità. La verità è quello che compie, lo diceva San Tommaso, adequatio rei et intellectus. La verità è la corrispondenza che esiste tra il mio desiderio, intellectus, e la cosa, e la realtà. Giuseppe diceva, questa è la definizione di verità più laica che ho sentito. E la traduzione di intellectus in desiderio è giusta. Perché altrimenti sarebbe troppo intellettualistico. Sarebbe una traduzione di una ragione troppo... Cioè, perché sarebbe scarica affettivamente. Perché l'intelligere, il comprendere, è carico affettivamente. Se non è carico affettivamente, non comprende. Cioè, se non si attacca, non capisce. Se non si lascia colpire, non capisce. Famoso esempio che faceva Don Giussani parlando ai ragazzi, diceva, mi sembrate come quelli colpiti dalla radiazione di Chernobyl, no? Siete belli, sani, forti, eccetera, ma siete affettivamente scarichi. Non ve ne frega più niente. Allora, in San Tommaso questa definizione della verità, l'adeguatio rei ad intellectus, sconfigge il problema che secondo me è alla radice di questa paura dell'io, letterale paura dell'io, che è il soggettivismo. Esisto solo io. La realtà è un accessorio, è una propaggine di me, mentre non è vero. Tu esisti perché c'è chi ti dà la vita, perché c'è chi ti tiene in vita, perché c'è la struttura che ti tiene in vita. Mi ricordo che Bino, che qua davanti, dice, una volta parlando con Don Giussani, disse che avevano fatto degli... Per cui il battito d'ali della farfalla sostiene l'universo. Non c'è niente che è a caso. Niente. Ed è così. Ed è così, ma è così anche per la scienza, perché altrimenti è una conoscenza superficiale, una conoscenza... Perché tutti hanno visto cadere la mela, una mela, un sasso, qualcosa. Ma è Newton che ha percepito che cadeva perpendicolarmente, che quindi doveva andare in una direzione, e andando a fondo di questo ha scoperto la legge della gravità universale. Se non c'è questa profondità di osservazione, questa percezione dell'altro, della cosa, del reale, come costituente il sé, non c'è più l'io. Cioè l'io si squaglia. Proprio nella misura in cui l'io si afferma, ma lo vediamo anche nella patologia mentale, per esempio nella schizofrenia, l'io si totalizza, diventa un fattore onnipotente, la realtà non c'è più, l'io si disintegra. Si disintegra. Lo vediamo nell'autismo. Questa corrispondenza tra realtà e desiderio è proprio una definizione di verità popolare. Cioè che tutti la possono vedere, laica, cioè del popolo, perché laico, come diceva sempre Giussani, l'unica definizione che io conosco di laico è non prete, cioè non chierico, non intellettuale, non uno che ha studiato, non uno che la sa la verità, ma laico viene da laos, popolo, popolare.
E ciò che ci rende certi di questa è proprio il principio di corrispondenza, che è il principio fondamentale della natura e del rapporto tra noi e la realtà. Così concludendo, la vita è rapporto, l'io è rapporto, e il rapporto è fatto di desiderio e di libertà, cioè di tensione e di libertà per seguire questa tensione, cioè di ricerca della cosa che compie. Il primo, cioè il desiderio, senza la libertà, senza il protagonismo del soggetto, sarebbe semplicemente quello che oggi si chiama un drive, cioè un istinto, una specie di binario, ma in cui tu ti infili e poi vai dritto e segui direttamente questo istinto, che praticamente è un percorso obbligato. Ma infatti oggi il problema della libertà è un problema gravissimo, perché tanto quanto si sottolinea la libertà fino a farla diventare licenza, tanto praticamente, in sostanza, la si abolisce. La ricerca scientifica stessa, almeno nel linguaggio, concorre a questo. Vi faccio un esempio di una cosa positivissima. Adesso hanno visto che, soprattutto nelle terapie contro il cancro, le terapie funzionano diversamente, cioè più o meno efficacemente, a secondo della composizione genetica del paziente, cioè di alcune strutture genetiche del paziente. E allora hanno cominciato a parlare di medicina personalizzata, no? Cioè di medicina che tiene conto della persona, cioè che tiene conto della sua struttura genica primitiva. La conclusione, la scoperta è importantissima, è che allora la persona è definita dai geni. A parte che questo che non è vero anche scientificamente, perché c'è l'epigenetica che dimostra che l'ambiente cambia i geni, e poi dopo c'è tutta la struttura dell'educazione, eccetera, eccetera, ma soprattutto la saggezza della Chiesa chiama dies natalis, cioè il giorno in cui si nasce, quello in cui si muore. Perché è quando uno muore che si vede chi è. Perché la morte è l'aspetto centrale della vita. È quello che conclude quello che tu sei. E quindi è lì che vedi l'io. Non nella composizione genetica. Ma tutto il pensiero va in questa direzione. Torniamo a quello che ho citato prima di Weizsäcker. Quindi noi siamo in questo destino di cercare qualcosa di più, perché altrimenti tutto quello che troviamo, cioè l'io, emerge appunto in questo rapporto con l'infinito, in questo rapporto col più, che è la questione basilare della sua consapevolezza, della consapevolezza che ha di sé, come diceva Efrem il Siro. Ottavo secolo, mi pare. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Perché se non fosse così, tutto sarebbe già saputo e tutto sarebbe vanità e la coscienza non servirebbe a niente. Perché non avrebbe niente da scoprire. Come ha detto, come dice spesso Julian Caron, è necessario un lavoro, perché tutta questa scoperta è sicuramente un avvenimento, è qualcosa che succede nella vita ed è più grande di tutto quello che ci si può aspettare, perché scoprire la vita è veramente un fatto grande e imprevisto, scoprire il senso delle cose è un fatto grande e imprevisto, cioè che allieta, perché fa vedere il più grande, che c'è, il destino più grande per cui siamo fatti, però ci vuole un lavoro, perché se la conoscenza è un avvenimento, l'educazione è il lavoro per far scoprire questo avvenimento, il lavoro che devono fare soprattutto gli educatori. È il lavoro che cerca il significato nella sua profondità. Questo meeting, infatti, diceva, cioè un titolo del meeting di qualche anno fa era appunto Protagonisti o nessuno.
definendo l'alternativa tra la tragicità della vita e la felicità, e poi uno deve trovare la strada. Comunque, per chiudere, mi rifaccio a un'immagine. Nell'ambiente sanitario, uno sport nazionale è la lamentazione. Si lamentano tutti, infermieri, medici, amministratori, eccetera. No, gli infermieri si lamentano molto, anche perché è un lavoro molto pesante. E quando vado a lezione, poi gli infermieri sono una categoria, l'unica citazione che faccio dei lavori, sono una categoria esposta a burnout, cioè vengono bruciati, lo stress. No? E faccio sempre questo esempio. Mi sapete spiegare perché, appunto, le infermiere si lamentano perché devono tirare sugli ammalati? Effettivamente è un lavoro pesante, tant'è che ce ne sono pochi che lo vogliono fare, devono pulire le padelle, cioè è una vita. E Suor Teresa di Calcutta invece, facendo questo lavoro in condizioni molto peggiori, era contenta. Qual è la differenza? La differenza è l'io, cioè la libertà con cui tu fai quello che devi, con cui tu vivi la circostanza, con cui fai quello che devi. Come mi ricordo che non so se quando Giussani introdusse, perché una volta facciamo una discussione sulle sventure della vita, no? E la vita è veramente difficile. E la figura di Abramo, con questo suo peregrinare, con questa sua fatica nel concludere la sterilità della moglie, eccetera. E Don Giussani disse: Abramo è la prima immagine dell'io. La prima. Prima di Abramo l'io non esisteva, perché Abramo è stato cercato da Dio. Cioè l'io comincia quando l'infinito, quando questo desiderio di compimento, che dipende da qualcosa di più grande di sé, finalmente si può cominciare a compiere, si può cominciare a realizzare. Ma guardate che non è una cosa straordinaria, cioè comincia è il bambino con la mamma, è il rapporto del bambino con la mamma, che purtroppo per l'adulto non c'è più, perché l'adulto crede di essere indipendente, ma è la stessa cosa. Quando tu puoi seguire quello che compie il destino della vita, l'io comincia da lì. Grazie. Grazie Giancarlo. Giancarlo che evidentemente è educatore nel DNA, non so che questa espressione è completamente inadeguata, la uso apposta, ha voluto educare anche me oggi. E mi ha fatto provare la sensazione dell'imprevisto, perché lui sa bene che l'imprevisto è il sale della vita e nessuno verrebbe qui a sentire qualcuno se sapesse già tutto quello che si dice. E quindi, cambiandomi la materia, come nelle maturità di un tempo, tu mi hai provocato una reazione che assolutamente non avrei mai previsto. Anzi, se vi ricordate, quando li ho presentati, avevo detto che queste erano due vie alternative per capire l'io. E lui mi ha dimostrato che non è assolutamente vero, mi sbagliavo. Ripeto due frasi che hanno detto loro senza aggiungere nulla, e la convergenza è veramente, almeno a me, ha emozionato. Lui ha detto, Michele Di Francesco, non è possibile autotrovarsi, io non riesco ad autotrovarmi. E Giancarlo dopo ha detto, se vedo un fatto, compio un'azione, io non posso ignorare l'autore. La convergenza tra queste due prospettive è straordinaria. C'è solo una cosa che mi piace sottolineare implicita in quello che hai detto tu, questa abitudine a immaginarci come dei CD-ROM di geni. Io a lezione dico sempre ai miei studenti che se avessimo una persona fatta esattamente con lo stesso DNA di Mozart, ma suo padre l'avesse portato a pascolare le pecorelle invece che a suonare organi e clavicembali, non avrebbe composto il Requiem.
E io credo che l'irripetibilità di tutti gli io che siamo noi sia talmente impressionante che sfida la stessa definizione di scienza, dove la ripetibilità sembra essere l'unico criterio di esistenza. E allora lasciamo che questa giornata, per quello che ho sentito, mi ha emozionato per la vostra presenza e per loro due, sia di fatto l'esecuzione di quella raccomandazione che c'è nel sesto capitolo di Giovanni, dove Cristo raccomanda ai suoi una cosa che mi sembra uno degli stilemi del meeting: non mormorate. Grazie a tutti.